Buongiorno, sono Gennaro Dessì e realizzo queste creazioni in ferro battuto. Mi dicono che sono un artista, ma io mi ritengo un artigiano. È un lavoro che in pratica ho ereditato da mio babbo che era meccanico e ho preso un po' da lui e un po' da mia madre che era, come si dice in algherese, cusirura, che cuciva, insomma. E quindi creo anche borse e quant'altro. Mi trovo qui in esposizione ai negozietti Piazza Pino Piras con delle colleghe, esponiamo i nostri lavori, le nostre creazioni. Io, siccome sono algherese, mi dedico anche a fare dei pezzi che riguardano il mare, calamari, aragoste, ma anche i cavalli. Mi piace la cultura sarda, quindi il mamuntone che ho realizzato in questo modo, il portavini che poi è un grappolo d'uva. Ed è un portabottiglie, la pavoncella sarda, che è sempre è un disegno tipico e di buon auspicio per la Sardegna come mamuntone, tanto è vero che lo riporto anche nelle borse come disegno, come simbolo. E siccome anche, insomma, 40 anni fa facevo windsurf a livello agonistico, avevo nostalgia, allora mi sono fatto un piccolo surfino. Che poi ho presentato a Roma per come se lo volevano come premiazione che piaceva tanto alla nuova Tencate perché io facevo parte di quella categoria e mi hanno detto che erano bellissima ma ero troppo caro, ma d'altronde c'è lavoro, io non li posso regalare. Anche le lampade qui riportano sempre il viso, la maschera del mamuntone. Poi tanti oggetti, lumache, una scarpa dedicata alle signore, portariviste, tavolini e quant'altro. Vi ringrazio e vi invito a tutti a venire a visitare l'esposizione mia e delle colleghe in Piazza Pino Pires quando volete. Rimaniamo qui sino al 9 settembre.